Mi chiamo Francesco Panella. La mia famiglia gestisce da 100 anni un ristorante nel centro di Roma. A me è toccato il compito di esportare questa tradizione. Dove? Nel centro del mondo, a New York. Amici miei, ci sono dei film che non sono dei capolavori assoluti, ma ti rimangono nel cuore. Io è dalla metà degli anni 80 che Bologna è qua davanti. Qui hanno girato Ghostbuster. Questa è la Public Library di New York. Siamo nel cuore di Midtown e il primo posto in cui vi porterò oggi è Jackson Heights, quartiere multietnico del Queens, dove basta passeggiare per un isolato per avere la sensazione di cambiare continente. Nella seconda storia di oggi andrò a Brooklyn ad assaggiare quello che gli americani chiamano soul food, ovvero il cibo legato alle tradizioni afroamericane, piatti sostanziosi dai profumi casalinghi. Ed infine sarò a Manhattan a mostrarvi che anche a New York si può mangiare un'ottima pizza con ingredienti di qualità. Siamo nel Queens, più precisamente a Jackson Heights. Jackson Heights è divisa in due quartieri. Il primo è questo, è Little India, dove ci sono, diciamo, una grandissima rappresentanza della cucina indiana e della popolazione indiana. L'altra rappresenta più la parte sudamericana, quindi peruviani, colombiani e via dicendo. Siamo partiti da Manhattan, ci vogliono circa 15 minuti e 4 fermate di metro per arrivare proprio qui in Queens. È incredibile come questa parte, la parte indiana, si riconosca immediatamente. Da cosa? Dai sapori e dagli odori. La prima cosa che ho riuscito a percepire è il tandoori. Io direi che adesso possiamo andare a fare un giro e capire quello che accade in questo quartiere. Siamo ad Al Pachala, è una via abbastanza commerciale. Qui ogni 10 metri si possono trovare questi piccoli punti di ristoro, sono tipo delle nostre rossiccerie. Ne abbiamo proprio uno qua che fa il nostro caso. Noto però che c'è questa lettera qui davanti, che è la B. Come vedete c'è scritto Sanitary Inspection Guide. Lo Stato di New York praticamente ha un ufficio che si chiama Health Department, che fa dei controlli, diciamo, ogni sette mesi, in apertura del ristorante e durante il lavoro. I ristoranti che hanno la A sono i ristoranti che sono abilitati al 100%, dove tutto funziona e non si trovano delle condizioni, diciamo, igieniche un pochino difficoltose. La lettera B è una lettera, diciamo, che è un po' a rischio e ci sono delle possibilità anche di revoca della licenza. Dunque io sinceramente non vorrei entrare, perché ce ne sono tanti di altri posti anche con la A. Però sapete che vi dico? Entriamo, a noi rischio ci piace. Dunque, è mattina, sinceramente non abbiamo molta fame, però ordineremo qualcosa. Io direi che possiamo prendere dei samosa vegetali con il pollo e prendiamo anche del pakora vegetables. Good? Can we have a samosa, chicken with the vegetables, 2 pieces, ok? That's ok, samosa is fine. Great, thank you my friend. Ecco il samosa chicken, lo proviamo subito. Bene, dunque, la pasta è una pasta di pane croccante, cotta anche molto bene. All'interno c'è del pollo, delle verdure, cioè del cipollotto, dei spinacetti, il pollo è cotto molto bene. C'ha questo senso di piccante che è molto persistente in bocca, però non è per niente aggressivo. Il coriandolo è anche una cosa che si sente molto buono. Ci hanno portato nel vassoio anche queste due salse. Questa è una salsa piccante e questa è al tamarindo. Questa piccante, dal colore verde, il colore verde è dovuto dalla menta, c'è anche una base di yogurt e del peperoncino. Vista la piccantezza però di questo samosa, io proverei quest'altra, che sicuramente è più agrodolce. Questa agrodolce ovviamente è fatta con
tamarindo che qui nella cucina indiana è usatissimo. Sapete che vi dico? Il contrasto è proprio azzeccato. Adesso proviamo il samosa vegetale. Praticamente la pasta è la stessa. La base di questo samosa è fatta con la patata invece che del pollo. Le verdure sono diverse perché ci sono delle melanzane, delle carote. Non è speziato come l'altro. A mio avviso io preferisco l'altro. Lo proviamo, questo, con la salsa piccante. Il colore così giallo della patata è dovuto dal curcuma. Adesso ci mettiamo la salsa piccante per dargli un po' più di sapore. Ma dunque, questo non mi ha entusiasmato molto, ma forse perché è un mio gusto personale. Dunque, io volevo farvi notare una cosa. Alle mie spalle c'è questo bancone che fa vendita. Dettaglio: si entra, si va alla cassa, si ordina, si può mangiare qui o si può portare fuori. Il fatto che abbia le bis, secondo me, è dovuto dalla quantità di cose che fa questo negozio. Cioè, questo negozio c'ha carte per telefono, c'ha tutto il reparto del fritto, ha il reparto del bancone e dietro c'è un tizio che fa una cucina che però non sono riuscito a capire cosa faccia. Quindi all'interno di questi 35 metri quadrati ci sono 4 punti vendita. Credo che sia questo il motivo che questo signore abbia la B e forse se la merita pure. Fondamentalmente questo è un posto dove si mangia bene e si capisce dalla differenza di etnie. Cioè ci sono due tipologie di clienti differenti tra loro. C'è la gente che posso essere io, un comune turista che viene, si siede e mangia una cosa. Il resto è fatto da locals, da indiani che vivono qua vicino, che si raccontano le loro storie, stanno insieme, parlano, guardano il televisore. E mi affascina veramente vedere questa differenza di clientela. Vedete, quasi tutti i posti fanno il buffet. In questo caso c'è un buffet a circa $10, ma la cosa divertente è proprio questa scritta: it's all you can eat. Tu puoi mangiare tutto quello che tu vuoi. La stessa cosa la puoi fare portandoti via le stesse cose da mangiare, ma per soli $7. Eccolo scritto lì. In più fanno anche catering. Questi indiani fanno tutto. In realtà, se voi ci pensate bene, cosa è che vende un popolo? Si vende cibo, si vendono vestiti, si vendono gioielli. Se voi vedete, in questa strada è pieno di negozi di abbigliamento, di gioielleria, di supermercati e di cibo e anche di schede telefoniche e telefonia, perché sono indiani, devono chiamare a casa e quindi è pieno di questi centri. Questo mi piace proprio, mi sa che me lo vado a provare, che dite? Lasciamo perdere, va! In questi quartieri lontani da Manhattan tutto costa di meno. In questo caso abbiamo trovato un negozio di scarpe dove le scarpe costano anche fino al 40-50%. Ma non è solamente la scarpa, la sigaretta, proprio il pacchetto di sigarette, un po' tutto costa di meno. Ovviamente è chiaro che ci sono i costi di gestione che sono totalmente diversi ed è proprio questa la motivazione che fa scendere così il prezzo. Siamo entrati nel supermercato, mi sto facendo un giro, la cosa che mi diverte raccontare è che ci sono tutti prodotti di seconde linee, cioè sono tutti prodotti che costano molto poco, fatto appunto per le famiglie che vivono qua, c'è tutta la zona ovviamente delle spezie, ma sono tutte sottomarche, cioè non c'è una cosa che abbia una marca identificabile, dalla patatina alla zuppa, solamente il reparto della frutta e della verdura ha qualcosa in comune con gli altri supermercati. Però una cosa devo dirla, il pesce è fresco. Il pesce qua costa circa $4-5 al chilo, praticamente zero. Perché questa cosa? Comprano grandissime quantità, le stoccano nelle vasche, le congelano in questa parte qua e qui alle mie spalle vedete la parte del taglio. Prendono i grandi tagli, li preparano anche a pezzi piccoli, quindi vendono dai 50 grammi ai 100 grammi, così da poter abbassare tutti i costi. This is the most hottest. Questo è il peperoncino più piccante che hanno, ma hanno una quantità infinita. Coriandolo, pepe nero,
e via dicendo, no, hanno veramente di tutte le varietà. La cosa che mi viene, che mi salta più agli occhi, è proprio la quantità. Cioè, da noi, in Italia, in qualsiasi posto vai a prendere delle spezie, ne trovi in quantità sempre piccole, ovviamente. Qui le quantità sono enormi. Ovviamente la cucina indiana è fatta di spezie, quindi non c'è nulla di più normale. Ho trovato un pacchetto piccolo di riso, guardate qui, 10 kg, io me la porto a casa. Halal food. Questa è una scritta che troverete in inglese e praticamente sta a significare il tipo di macellazione corretta per il popolo musulmano. Un po' come dire la cucina kosher per gli ebrei. Quando vedete la scritta kebab, non è intesa come da noi che la carne che gira e basta. Il kebab qui è intesa come carne allo spiedo. Questa è una pasticceria indiana. C'è questa ragazza gentilissima che adesso ci aiuterà nella descrizione dei dolci tipici indiani. So these are laddu, traditional Indian laddu made by chickpea flour, ajman, cardamom and almond also inside, okay? Okay. And these are jalebis fried up with sugar syrup. Very delicious. You wanna try anything? Let me try. Yeah, it looks sure. Like so delicious. One second. Check it. This is jalebi. Very famous jalebi. Yeah, very famous. And so try this burfi. This is pistachio burfi. Let me with pistachio. Yeah, you can see this one made by milk and pistachio. Cioè pistacchio, ma in realtà è cioccolato bianco. Buonissimo. These are honey balls, gulab jamun. Honey balls. Everybody like, yeah, everybody like. Questa è fatta interamente col miele. In pratica una palla fatta di farina e burro. Viene fritta e poi aromatizzata con del miele. Buonissimo. Ketchup. Buonissimo, anche questo è fatto con della pasta di noci, che buono. Assomiglia proprio al nostro marzapane. Si gira l'angolo e si è in un altro mondo. Questa strada è sormontata da questo cavalcavia, infatti c'è un rumore infernale. Si trovano food truck che fanno cucina messicana, ristoranti colombiani. Alle nostre spalle ce n'è un altro, il ristorante, che è italiano. Questa zona è molto commerciale. Sentite il treno. Una quantità disparata della qualunque, di qualsiasi cosa. Siamo passati dall'indiano allo spagnolo. Qua si parla solo spagnolo, le scritte sono tutte in spagnolo. Hi, madame, how are you? Good? Can we have one? What is it, madame? Spiedino di carne, classica, nel centro della via. Però ho fatto col barbecue, vedete, con la legna. C'è un caos qua là dietro le nostre spalle, incredibile. Sembra di stare a Bogotà, qua, sembra di stare a Bogotà. Ce lo mangiamo qua davanti, salsa barbecue. Ne proviamo subito uno. Profumo misto tra il fumo e la metropoli di questa via e questo gustosissimo spiedino. In mezzo alla strada, ma accorto bene. Di più proprio non si può fare. What's your name? My name is Flora. Flora? Sta cucinando? Su un carrello da supermercato. Cioè, un carrello da supermercato e sta facendo il barbecue e ne ha due. Uno di riserva. Dove cucina? Questo è figlio. Lei mantiene la sua famiglia così. Dai, cucina. E controlla i figli che giocano intorno. Beh, un bel modo di sopravvivere, anche qui. Devo dire che lo spiedino di carne che abbiamo mangiato mi ha veramente saziato moltissimo. Devo dire che la cosa che mi ha colpito di questa giornata è veramente la differenza che c'è tra una via all'altra. Sono due delle popolazioni praticamente
opposte l'una all'altra, due civiltà diverse. Da questa parte c'è Sud America, dall'altra parte tutta la zona indiana. Concludendo, diciamo che la qualità del cibo da queste parti non è proprio il massimo della vita, ma se si vuole fare un pranzo veloce, un takeaway o qualcosa di simile, questo è il posto giusto per cui venire. Oggi siamo ad Upper East Side, tra York e 71, a trovare una vera e propria star del quartiere. Si chiama Yvonne, è una signora fantastica e proveremo delle cose strepitose. Ma cosa fa Yvonne? Yvonne fa cucina giamaicana, è simpaticissima, una signora super carismatica, non vedo l'ora di andarla a intervistare. Vedete, c'è la scritta Yvonne Mobile Restaurant. In effetti è un vero e proprio ristorante. Dentro è attrezzato come se fosse un ristorante mobile. So Yvonne, allora, how are you? Good? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Yvonne. Ci siamo quasi, eh? Qui da Yvonne è incredibile, ma è una vera macchina. C'è sempre la fila dalle 10 della mattina fino a tardo pomeriggio, è sempre pieno. Stiamo aspettando il pollo, è incredibile, ma è veramente un ristorante e lo sta friggendo proprio ora. Tra qualche secondo sarà tutto pronto. Ho trovato questo muretto che mi sembra molto comodo per provare tutto. Eccomi qua. Dunque, cosa dire del pollo? Molto buono, è cotto molto molto bene, è pollo fritto. Adesso proviamo qualcosa di più tipico. Lo assaggiamo. Avete presente la capra? Quindi con ha un sapore molto molto forte. È proprio capra, cioè capra, veramente veramente buonissimo. È speziato, lavorato sicuramente con il curry, ha questo retrogusto molto piccante e il riso, il classico riso che si usa nel Centro America con i fagioli, molto buono, croccante anche il riso, ottimo piatto. Questa è la veggie patties. Somiglia proprio a una pasta brisée. Io sinceramente l'avrei cotta un pochino di più. Dentro mais, carote, verdure, è uno stufato di verdure. Yvonne, 10 e lode. Vediamo se ci fa entrare, proviamo ad entrare. Yvonne! Oh! Hello friends! We've been around for 20 years. We're here in this lovely district. New York Hospital is over here, very prominent. We've been serving the whole, all the doctors and the nurses, workers, Con Ed, everybody for over 20 years. This food is cooked from scratch, nothing in a box, from scratch with our hands. Yeah. Look, all cut up, burn up. And my mother started this business over 25 years ago. Your mommy? Mi mamma. Oh, mamma. Yes, 20 years ago. Questo è il suo piatto più importante e popolare. The famous jerk, hot spicy jerk chicken. Jerk chicken. È il suo piatto più venduto. Questo è il posto di guida. Da qua tutte le sere si sposta da Upper East Side per tornare ad Harlem nel suo ristorante. È incredibile come si possa trasformare una piccola azienda strutturata in un modo molto semplice, quindi un veicolo, una cucina, due persone che servono e una grande filosofia, perché la Giamaica ha una grandissima cultura per la gastronomia ed è questo che fa la forza di questo popolo in questo campo. Posso dire che per Yvonne e la sua famiglia gli affari vanno veramente bene e ne sono veramente felice. Oggi ci facciamo un pranzo diverso, come mangiare a casa. Venite con me. Eccoci qui. How are you? Good morning. Qui abbiamo
Non si ordina, si ordina direttamente qua da queste lavagne. Ci abbiamo il lunch, gli special, i piatti principali e i side che vanno vicino ai piatti principali. Come potete vedere, qua abbiamo una zona dove c'è il pollo a vista. Questi polli sono organici del New Jersey, molto buoni. Un pollo, un quarto di pollo, costa $7.95, quasi $8. Vuol dire circa 5 euro su per giù, 5,50 euro. C'è la chicken salad, le uova con il formaggio anche costano $8 e tantissimi piatti vegetali. I side vanno dai $3.50 ai $5.50. Le verdure sono freschissime, le fanno tutti i giorni e inoltre hanno tre tipi di zuppa tutti i giorni diversi, quindi fanno una zuppa con il pollo, c'è cioè una zuppa di vegetale e un minestrone preparato con della carne. Adesso ci mangiamo una cosa, ordiniamo subito. So, may I have to order leg chicken, please? Yeah, do you have beans? It's my favorite. Hey, what do you suggest me? You have a spinach, like the mashed spinach? We have. Great, I know, that's fantastic. It tastes fine too. Ecco il nostro piatto, il pollo, guardate che bello, con le verdure. Questa è l'insalata col cabbage. E andiamo a pagare il nostro conto oggi. Thank you very much. Vediamo quanto esce fuori, eh? Ecco il conto che è arrivato. Lo firmiamo prima così non facciamo perdere tempo a loro. Ricordatevi sempre di mettere la tip nelle mance del 10 al 20%. Fissa. Allora, totale oggi abbiamo speso per mangiare? Viene da ridere. $10. Sono circa €7,50. Probabilmente... Anzi, in Italia, con un prezzo così, non mangi questa qualità di roba. Dunque, questa è un'insalata con cavolo cappuccio, carote e cipolla, fagiolini e spinaci saltati, pollo allo spiedo. Questo è per loro il classico pranzo che si fa nelle case, il cibo che loro chiamano soul food, cibo dell'anima, il cibo che tutti noi vorremmo avere quando si rientra a casa, specialmente dopo una giornata fredda. Ecco, voglio provare il pollo, cotto bene. Mi raccontavano che comprano delle quantità enormi di pollo, hanno fatto un contratto con questa farm nel New Jersey per questo pollo organico, veramente molto buono. Tenero, crosta croccante, ottima cottura. Tutto questo legato ad un prezzo approssimativamente basso rende questo pasto ancora più speciale. Vi lascio e continuo a mangiarmelo. Amici miei, oggi sono ad Upper East Side, quartiere chic di New York, ristoranti lussuosi, palazzi pazzeschi. Sapete dove vi porto io oggi? Pizzeria rustica strepitosa! Grande Ciro, come stai? Bene, tu? Tutto bene? Sì, benissimo. Grazie per avermi ospitato. Grazie a voi. Tu sei in una zona di New York un po' particolare, sei ad Upper East Side. È una zona residenziale di New York. Molto residenziale. Ci sono molti italiani anche che vengono qua. Secondo me è una scelta abbastanza difficile, insomma, io conosco un po' New York e hai avuto un bel coraggio. Abbiamo avuto un coraggio io e i miei soci, Fabio, mio fratello Fabio Casella e il mio socio Vincenzo Scardino. Nel 2010 abbiamo individuato questa zona qua, che ci piaceva, una zona tranquilla di New York, dove c'è bella gente, dove il gusto nostro poteva rispondere bene in questo lato di New York, e siamo andati abbastanza bene. Il segreto del tuo successo? Ma questa è una pizzeria, diciamo, l'unico locale, secondo me, che è interamente italiano, dal personale, ai soci, all'ambiente che si è creato. Un ambiente proprio meridionale, diciamo. Tu sei di? Io sono di Salerno. Di Salerno, quindi tu di pizza te ne intendi davvero? Siamo
Sei ben ferrato. Ce l'abbiamo nel DNA. Nel DNA. Volevo farti una domanda, ma secondo te gli americani hanno... stanno ricevendo la vera pizza italiana, la sensazione che tu hai? Negli ultimi tempi sì, hanno riconosciuto la nostra pizza napoletana, le varie pizzerie napoletane che sono presenti a New York, e hanno visto la differenza tra la pizza napoletana e la loro slice. E la loro slice. Anche sui prodotti, si usano, sulla nostra pizza viene usato un prodotto di qualità, dalla bufala al prosciutto di Parma, dal parmigiano reggiano. È proprio questa domanda che a me mi interessa tantissimo. Come fai a reperire questi prodotti così di eccellenza? Ed è vero che ormai a New York si trova tutto? A New York si trova tutto. La mozzarella di bufala viene direttamente da Battipaglia, provincia di Salerno, dove la bufala è regina. La patria. La farina e i vari prodotti vengono tutti dall'Italia. Il prosciutto di Parma, il contorno di Parma è presente a New York. Il parmigiano reggiano, i vari formaggi sono presenti a New York. Una piazza come New York non manca niente. Non manca niente. Non manca proprio nulla. Dunque, è vero che si trova tutto. Esatto. Però il prezzo è un po' diverso. Il prezzo è elevato perché incide molto il prezzo delle tasse doganali qua in America, il trasporto è tutto. Diciamo che un chilo di mozzarella all'ingrosso qua non supera neanche gli $11. Non è un prezzo così tanto esagerato a differenza dell'Italia. Ciro, noi mi stai facendo di una fame pazzesca. Voglio mangiare una pizza, chiamiamo Ciro. Allora colgo l'occasione per presentare il mio pizzaiolo, Ciro Iovani. Grande Ciro, grande Ciro. A lei ti conosco solo di fama. Perché vengo qua, lui mi ordina, mangio la pizza, scappo perché non ho mai tempo, adesso ti vedo, ti conosco. Io ci ho fatto, parti, vai. E voilà, e a vince Ciro di Amagna. Prego signori, la pizza è pronta. Buon appetito, guarda che pizza, guarda. Buon appetito. Un segreto? Quando vi arriva la pizza e con il dito testate il cornicione, se non si rompe e fa l'effetto rimbalzante, diciamo, è la pizza cotta perfetta. Se si rompe il cornicione, non lo è, questa è la pizza perfetta. E dopo questa grande pizza, anche questa puntata è terminata. Vi lascio con i piatti che abbiamo mangiato durante la preparazione di questo episodio. Passate per New York, fatevi sentire. Tutto questo è Brooklyn Man. Enjoy!